nel 1537 era l'obbligo di depositare in un solo luogo tutto ciò che era stato pubblicato, tutto ciò che viene pubblicato. E in seguito questa istituzione è stata estesa, soprattutto nell'Ottocento, ai media, e in Francia è stata estesa nel corso del Novecento alla televisione, alla radio e anche al web, quindi esistono degli archivi del web. Quindi tutto ciò che viene pubblicato, mediatizzato in Francia viene conservato alla Bibliothèque Nationale de France, e questa istituzione del deposito legale è stata ripresa un po' da tutti i paesi del mondo, che vanno dal Mali all'Australia, persino all'Italia, incredibile. E quindi in Italia esiste un deposito legale dei periodici, dei libri. Dei periodici, dei libri e tutto, e non esiste un deposito legale della televisione, però diciamo che l'idea è un'idea francese. Ora, giusto per vedere se siamo in sintonia, secondo voi perché in Francia inventano il deposito legale nel 1537? Perché nel 1537? Perché nel 1537 il re di Francia, François Premier, sente il bisogno di conservare da qualche parte tutto ciò che è stato pubblicato. Inizieranno giustamente la riforma e le guerre di religione, in particolare in Francia, e dunque è il momento in cui, grazie alla diffusione della Bibbia stampata, inizia a diffondersi una nuova visione del cristianesimo, che è la visione di Martin Lutero. E dunque che provoca una rivoluzione gigantesca, incredibile in Europa all'epoca. E dunque il re di Francia cosa vuole fare con il deposito legale? Vuole controllare le stamperie, cioè i luoghi in cui si pubblica la Bibbia, perché in cui si stampa la Bibbia, perché questi luoghi sono dei luoghi di ribellione al potere, della ribellione al papato. Quindi l'obiettivo principale del deposito legale al momento della sua creazione era il controllo. E nel 1800, quando questo verrà esteso anche alla stampa, e nel 1800 il deposito legale viene istituito anche in Italia, ci sarà sempre questa volontà di controllare tutto ciò che viene pubblicato. Va bene, ma era giusto un excursus. Ora, come capite, quindi abbiamo capito che il momento in cui si inventa questa istituzione, che è stata esportata ovunque nel mondo, in Francia, è un momento che è legato a una novità, la stampa, e quindi è una novità tecnica. Allora, quello che vedremo quindi in questo corso è che la tecnica e il patrimonio sono strettamente legate. I bisogni di conservazione e di patrimonializzazione in qualche modo vanno in parallelo, c'è cioè una correlazione tra le tendenze delle innovazioni tecnologiche e le tendenze delle pratiche patrimoniali di conservazione e di trasmissione. È qualcosa che quindi inizieremo a vedere oggi. Dunque, in questa prima parte teorica, innanzitutto quindi vedremo un po' come in semiotica si può guardare al ruolo della tecnica nella società, perché immagino che capirete che il ruolo della tecnica in società è qualcosa di molto delicato da studiare, perché si cade molto facilmente nel determinismo tecnologico. Cosa che rischiamo di fare anche qui, dicendo che la rivoluzione, che la riforma sia provocata dalla rivoluzione di Gutenberg. Benissimo, quindi il vostro collega di filosofia ci dice che non è detto che la stampa sia all'origine, insomma, del pensiero di Lutero, anzi, potremmo dire che forse le cose si possono guardare anche nel senso opposto, ma insomma, quindi tenteremo di vedere, sì, da un punto di vista semiotico, come possiamo vedere una questione di questo tipo, come possiamo osservare l'innovazione tecnica.
E in secondo luogo, se riesco, parleremo quindi della relazione che esiste tra tecnica e memoria. Poi, a partire da domani, ritorneremo su qualcosa che penso conoscete già. Avete forse letto, o almeno citato nei vostri corsi, l'opera d'arte all'epoca della sua riproducibilità tecnica di Walter Benjamin. Ok? Sì, perfetto, molto bene. Quindi riprenderemo il concetto di riproducibilità tecnica e quello che dice Benjamin nel suo testo in maniera molto precisa e approfondita, perché vedremo che Benjamin studia qualcosa che è all'origine di tutti i problemi e anche non solo problemi, di tutte le problematiche, diciamo tutte le questioni che sono legate alla digitalizzazione del patrimonio oggi. In secondo luogo, osserveremo come la nozione di patrimonio, che cos'è? Innanzitutto faremo un piccolo excursus per tentare di capire cos'è il patrimonio nel mondo occidentale, perlomeno, e vedremo come la digitalizzazione mette in questione il concetto di patrimonio che è stato messo in avanti nel corso del Novecento e come oggi arriviamo insomma a qualcosa di parzialmente diverso. Diremo poi i tipi di patrimoni digitali e anche insomma la nozione di documento che insomma un passo è fondamentale. Bene, dunque questa è la parte teorica e poi a partire dal 26 maggio inizieremo una parte chiamiamola applicativa, quindi per quelli che restano, gli altri no. E questa parte applicativa che mi è molto difficile organizzare appunto perché siete metà a distanza, metà in presenza, metà vengono, metà non vengono, insomma non si capisce niente, realizzeremo in collaborazione con il Centro Tecnologico della RAI e andremo alla RAI che sapete qua accanto, quindi insomma dobbiamo solo attraversare la strada e faremo quello che si chiama un data sprint, cioè lavoreremo su dei dati, sono dei dati della RAI, coordino un progetto di ricerca in collaborazione con la RAI, in cui lavoriamo su certi dati che sostanzialmente sono dei reportage di telegiornali di Rai 1, di Rai 2, il TG1 e il TG2. E quindi insomma darò una certa quantità di progetti, cioè di obiettivi di ricerca a cui tenteremo di rispondere insieme e andando alla RAI e lavorando con dei programmini su questi dati vedrete un po' come i metodi digitali possono aiutare a capire certi fenomeni patrimoniali oggi. E per quelli che sono a distanza, ci sarà qualcosa di equivalente da fare a distanza. Ci saranno degli interventi anche durante il mese di giugno. Vabbè, ne parleremo insomma più avanti. Avete delle domande sulla questione del data sprint? No. Dunque, c'è questa bibliografia che, come vi dicevo, non sostituisce il corso in qualche modo, cioè lo allarga e non lo sostituisce, nel senso che le cose che diciamo in corso non sono per forza le stesse che trovate lì e viceversa, insomma, la bibliografia evidentemente va molto più lontano. Allora, immaginando che forse non leggete tutto il francese, vi ho messo delle versioni inglese di cui non ho la più pallida idea come siano tradotti, però diciamo che nella prima parte del corso parleremo molto dell'articolo di Benjamin che conoscete già, che quindi potete andare a recuperare e rileggere attentamente, e parleremo molto di Bernard Stiegler, La tecnica e il tempo. Bernard Stiegler, lo conoscete? Bernard Stiegler? No, nessuno lo conosce. Ecco, Stiegler era un filosofo che ha fatto la sua tesi di dottorato con Derrida, è una delle ultime grandi figure
filosofiche di quella che gli americani chiamano la French Theory. Sapete che c'è stato un periodo in cui c'erano delle grandi figure filosofiche, un po' questo periodo è scemato, ecco, Stigler era una di queste grandi figure, e la sua opera più importante, senza ombra di dubbio, la Technique et l'éthos, che studia appunto il rapporto fra tecnica e tempo. È un volume molto importante, molto grosso, quindi non è che tratteremo tutta l'opera di Stigler, ma citeremo insomma alcuni dei suoi concetti fondamentali. Stigler era un personaggio molto particolare, ha fatto la sua tesi di dottorato in prigione dopo aver derubato una banca. E quindi dalla prigione ha fatto una tesi di dottorato in filosofia con Jacques Derrida, che poi è diventata questo grosso volume, La Technique et l'éthos. Stigler era un po' la figura di prua anche della filosofia. Ecco, un'altra cosa importante è quello che si chiama in francese l'engagement degli intellettuali, ovvero il fatto che gli intellettuali sono molto impegnati politicamente nel dibattito pubblico in Francia. Infatti sto pensando che lo sono un po' anche in Italia, forse non so se in bene o nel male. E Stigler era uno di questi. Ora, Stigler ha lavorato a lungo con l'Institut National de l'Audiovisuel, che si chiama INA, che è l'istituto dove viene depositato appunto il deposito legale della radio, della televisione e del web francesi. Quindi sono dei grandi archivi audiovisivi e radiofonici, in qualche modo è l'equivalente di quello che si fa in Italia alla RAI, solo che è esteso a tutti i canali, anche privati francesi, e quindi il rapporto con questi archivi è ben visibile nelle sue teorie. E en passant, anch'io ho lavorato all'INA, l'INA aveva finanziato la mia tesi di dottorato, quindi insomma tutto quello che tenterò di darvi viene un po' da queste prospettive che non sono solo teoriche, ma sono, o accademiche, diciamo, ma sono anche legate a certe istituzioni che in Francia sono molto importanti e intervengono in maniera molto diretta anche nelle ricerche accademiche. E vabbè, questi software non ve ne parlo, perché sennò, perché non so neanche se useremo esattamente questi. Dunque, quindi questo è il piano della prima parte del corso. Ecco, allora, partiamo da questa questione che è un po' quella che abbiamo visto prima, ovvero il modo in cui si può trattare la questione della tecnica da un punto di vista semiotico. Allora, vi sarete tutti accorti, ora non so adesso che età avete, ma diciamo che c'è stato un periodo nel corso degli anni 2000 in cui c'era un certo entusiasmo legato alle tecnologie digitali. E poi c'è stato un momento in cui quell'entusiasmo sulle tecnologie digitali è un po' scemato, e anzi, insomma, il dibattito pubblico ha un po' preso una prospettiva opposta, molto quello che si chiama una prospettiva un po' tecnocritica, trovando insomma dei punti di debolezza in tutte le aziende, insomma, che portano avanti le innovazioni legate al digitale. Ora c'è un periodo, si tratta, passiamo direttamente a questo, c'è un momento, ecco, c'è un momento preciso in cui questo sociologo che si chiama Dominique Cardot sostiene che possiamo trovare un momento preciso nel corso degli anni 2000 in cui si vede questo spesso delle difficoltà a trovare le parole in italiano, scusate, pur essendo italiano, il basculement, cioè il cambiamento, il momento in cui le cose oscillano, cambiano da una parte e vengono totalmente, viene invertita la prospettiva.
e c'è un momento preciso in cui le cose cambiano, il momento in cui internet passa dall'essere un elemento che viene considerato essere uno strumento di emancipazione per gli umani, a diventare uno strumento di controllo e di monetizzazione capitalista, insomma, delle nostre attività. E quel momento, secondo Dominique Cardon, può essere riassunto in una data che è il 2013. Nel 2013 è il momento in cui Edward Snowden diffonde dei leaks, e questi leaks raccontano come la NSA, la National Security Agency americana, usi i dati di Google e di Facebook per controllare la popolazione americana e non solo. E quindi quello è un momento in cui ci si rende conto in maniera molto plateale che questi strumenti che erano all'origine pensati per abolire le diversità sono degli strumenti che sono ugualmente utilizzati per il controllo e anche per esercitare dunque una forma di potere sui cittadini. In qualche modo, quelle che di solito si chiamano due posizioni molto polarizzate, che sono quella della tecnocritica e quella dell'entusiasmo legato, insomma, alle innovazioni tecniche, sono delle opposizioni che si possono far risalire, insomma, queste due grandi polarità, insomma, il fatto di vedere la tecnica come un elemento che permette l'emancipazione e il fatto di vedere la tecnica come qualcosa che stimola l'alienazione umana, quindi in qualche modo l'emancipazione, il fatto di liberarci da certe costrizioni sociali, situazionali, mentre l'alienazione è il fatto di essere noi stessi depossessi delle nostre libertà dalla tecnica. Ora, un esempio di emancipazione da parte della tecnica è quello, per esempio, di poter fare lezione ecco, a distanza, no? Grazie al digitale possiamo fare lezione a distanza e quindi in qualche modo i vostri colleghi che sono a casa o altrove possono liberarsi dalla costrizione di dover venire a Torino, per esempio. Quindi c'è in qualche modo una costrizione che viene sorpassata grazie a un'evoluzione tecnologica. Ora, in questo caso, insomma, è un'evoluzione da poco, nel senso che avrebbero anche potuto svegliarsi e venire, oppure organizzarsi altrimenti, però alla base, nell'idea del digitale, l'emancipazione va molto più in là perché ha l'obiettivo, la tendenza di liberare i cittadini da delle costrizioni sociali, per esempio, o da delle costrizioni razziali. Tutti gli europei, o una gran parte degli europei che vivono nei grandi centri urbani, hanno accesso a una grande quantità di sapere perché hanno accesso a delle biblioteche, per esempio, possono accedere a dei libri. Molte persone che vivono in dei villaggi sperduti del Sahara evidentemente non hanno le stesse possibilità. Il fatto di sviluppare la rete, di connettere i cittadini nel mondo intero permette di dare accesso a un sapere attraverso il digitale e evidentemente in quest'ottica si tratta di una forma di emancipazione, di liberazione di certe categorie della popolazione da delle costrizioni che non sono all'origine
o non sono originariamente volute, intenzionali da parte di queste persone. Questa logica dell'emancipazione non è per niente, non è qualcosa che non è del marketing, non è qualcosa che è stato inventato recentemente da Facebook e da Google, è qualcosa che storicamente si ritrova veramente nei principi delle tendenze della Silicon Valley, dei cattivi GAFAM. I cattivi GAFAM, e in particolare Apple, Steve Jobs, per esempio, negli anni 60 e 70 erano totalmente impregnati nella controcultura californiana. È qualcosa che si legge in questo bellissimo libro di Fred Turner, che parla di quello che chiama il digital o cyber utopianism, l'utopia digitale, e racconta come nella cultura californiana degli anni 70, in particolare, il luogo in cui nascono quelle che oggi si chiamerebbero start-up e tutti i grandi gruppi che oggi sono alla base, insomma, delle applicazioni digitali, avevano delle prospettive, delle tendenze effettivamente ideologiche e che erano volte al progresso umano attraverso la tecnologia, e in particolare al fatto di emancipare l'uomo, di rendere libero l'uomo grazie alla tecnica. E evidentemente l'elemento più evidente di questa prospettiva è il web, e quindi tutta l'evoluzione portata avanti da Tim Berners-Lee. Il web è nei suoi obiettivi principali una tecnica di emancipazione. E quando torniamo, insomma, al modo in cui questi obiettivi sono stati un po' marketizzati da questi grandi gruppi, per esempio, qui vedete Zuckerberg che diceva che la missione di Facebook è di rendere il mondo aperto e connesso. Ora, aperto e connesso cosa vuol dire? In realtà c'è qualcosa di in questi valori che risale sempre a queste intenzioni degli anni 70, questa ideologia dell'emancipazione, il fatto di connettere tutti, ma connettere cosa? Connettere tutti al sapere e aprire le frontiere, perché le frontiere, quelle tra paesi, quelle linguistiche, sono delle frontiere che poi sono anche delle frontiere sociali, sono delle frontiere razziali, sono delle frontiere di genere. Delle applicazioni come Facebook, come Google o il web in generale avevano alla base questo obiettivo, quello di oltrepassare queste frontiere, andare al di là e quindi appunto di emancipare i gruppi sociali da queste frontiere per dare lo stesso accesso al sapere a tutti, che siano gialli, neri, rossi, bianchi, donne, uomini. LGBTQ, tutto quello che volete, e tutte queste cose teoricamente sono oltrepassate grazie alla tecnologia. Quindi, in qualche modo, anche se oggi è qualcosa che viene utilizzato come degli slogan di marketing, c'è un fondo molto storicamente molto situato e molto effettivo in tutto ciò. E c'è anche, e al contrario, insomma, c'è un momento in cui si inizia a mettere in questione, insomma, l'innovazione digitale. Non so se avete mai sentito parlare di Nicolas Carr, che è un giornalista, ma che, insomma, lui aveva lanciato, insomma, la prospettiva sul fatto che il web, o insomma Google per il web, che è insomma una figura retorica per parlare del web in generale, renderebbe le capacità di concentrazioni molto basse, e quindi porterebbe a quella che poi è Catherine Hales, che è una ricercatrice in letteratura, vedeva come l'attenzione superficiale che rimpiazza o diventa un valore predominante rispetto all'attenzione profonda, ovvero la capacità di concentrazione su un solo oggetto, mentre secondo
Nicolas Carr e in seguito Catherine Hales, il web attraverso le sue associazioni bisogna pensare all'idea del link in generale, è qualcosa che permette di sviluppare in maniera più complessa l'attenzione superficiale, ovvero la capacità di fare associazioni e sviluppa molto meno l'attenzione profonda, ovvero la capacità di concentrarsi su una cosa sola, un solo articolo, per esempio, leggere un articolo dall'inizio alla fine, capirlo bene. Bene, questo è qualcosa che riguardava la cultura analogica, se volete, mentre secondo questi autori la cultura digitale sviluppa la capacità di creare associazioni, che quindi è una forma di attenzione superficiale, è un'altra forma di attenzione, in qualche modo, un'altra forma di cognizione, e quindi c'è modifica. Il nostro modo di concepire la comprensione, l'intelligibilità, con l'idea in generale che non ci si riesca più a concentrare. Quindi, insomma, è un periodo e siamo sempre intorno alla metà, intorno al 2010, diciamo, insomma, qua era il 2008, il 2013, c'è Snowden, insomma, c'è questo periodo in cui c'è un movimento contrario a queste ideologie che venivano portate avanti dalle tecniche digitali. E un altro autore che le ha un po', rese popolari è Evgeny Morozov. Che è un autore, un giornalista sostanzialmente, diciamo che i suoi libri sono molto giornalistici, la sua opera, la sua prima opera era The Net Delusion, che è un libro dove analizza come durante la primavera araba le applicazioni come Facebook e Twitter, che teoricamente servivano ai gruppi per ribellarsi ai regimi, per esempio tunisini, in realtà servivano allo stesso tempo anche ai regimi per controllare questi gruppi e quindi scovarli. Quindi c'erano le due versanti della medaglia, secondo Morozov, è piuttosto il secondo, che è privilegiato, e alla fine, insomma, si vede come la tecnologia digitale sia non tanto uno strumento di emancipazione, in questo caso specifico quello della primavera araba, ma piuttosto uno strumento che permette il controllo. Bene, dunque ci sono queste due prospettive abbastanza opposte, quella dell'emancipazione e quella dell'alienazione, che si trovano anche nel dibattito pubblico, dunque, che sono in qualche modo nascoste in tutte le posizioni del dibattito pubblico che criticano la tecnica oppure che la glorificano. Allora, qual è la prospettiva che si può adottare? Allora, Bernard Stiegler adottava una prospettiva che si chiama una prospettiva farmacologica. Allora, la prospettiva farmacologica non è una prospettiva inventata da Stigler, ma è una prospettiva che Stigler riprende da Platone e dal Fedro di Platone, dove Platone parla dell'avvento della scrittura, su cui torneremo dopo. Allora, l'idea è che ogni oggetto tecnico è farmacologico. Quindi è un farmacon, farmacon è questo termine utilizzato da Platone, che è allo stesso tempo veleno e rimedio. Il farmacon è allo stesso tempo ciò che permette di prendere cura e ciò di cui si deve prendere cura, nel senso che bisogna farci attenzione. Veleno e rimedio significa che l'oggetto tecnico è qualcosa che può essere rimedio agli stessi problemi causati dall'oggetto.
Ora, l'idea di Stigler appunto analizzava come la tecnica e le tecniche digitali in particolare siano al principio degli strumenti di alienazione, e Stigler prendeva come esempio un aneddoto molto significativo. È quello di Alan Greenspan. Alan Greenspan era il direttore della Fed, la Federal Reserve, cioè la banca centrale americana, che viene audizionato dal Senato americano dopo la crisi di Lehman Brothers. Il Senato americano tenta di capire, il Parlamento americano, no? Tenta di capire com'è che le cose avessero potuto sfuggire fino a quel punto. E Greenspan si difende spiegando che la finanza è un tale livello di matematizzazione, matematizzazione significa di digitalizzazione, cioè basata su degli algoritmi, che lui stesso non capisce come funziona. Quindi lo stesso direttore della banca centrale americana, cioè quello che mette i soldi, i dollari, ammetteva di fronte al Senato di essere totalmente alienato dalla tecnica. Nel senso che la tecnica lo depossedeva, la matematizzazione della finanza portava a un tale livello di evoluzione che lui stesso non capiva come funzionava, e non potendo capire come funziona, evidentemente ne sei deposseduto, cioè la tecnica ti oltrepassa. Questa depossessione della tecnica è il problema, secondo Stigler, è uno dei problemi appunto della digitalizzazione. Ne siamo deposseduti perché non capiamo come funziona sostanzialmente. È quella che in sociologia chiamano la logica del black box, la scatola nera. Noi abbiamo un computer, ma nessuno sa esattamente come, quando scrivo su questo computer, dal fatto di spingere su dei tasti si arrivi alla lettera che appare. Siamo quindi in qualche modo oltrepassati perché non sappiamo come funziona il sistema. Tuttavia, secondo Stigler, c'è la possibilità di utilizzare questa stessa tecnica per poter riavere una forma di presa sulle nostre pratiche attraverso la tecnica stessa, e quindi è la tecnica stessa che dovrebbe poterci dare la potenzialità, i gesti di riprendere in mano. Le nostre pratiche, i nostri gesti quotidiani. E quindi Stigler diceva che ogni tecnica è in maniera irriducibile ambivalente, la tecnica digitale ha una complessità molto elevata, e questo è quello che rende la sua difficoltà, ma se vogliamo anche la scrittura alfabetica è ambivalente, cioè ancora oggi può essere sia uno strumento di emancipazione, che è uno strumento di alienazione, anche la scrittura, evidentemente, o anche la lingua. Voi avete fatto semiotica, quindi sapete che Roland Barthes, cioè voi non tutti, ma insomma, Roland Barthes diceva che la scrittura è fascista, no? Ovvero diceva che la lingua alla base è qualcosa che impone un certo modo di pensare. Quindi, se andate in Erasmus in un paese dove non si parla italiano, saprete che una volta che integrate un'altra lingua, non solo la lingua non è giusto una traduzione, ma è una strutturazione del pensiero, quindi si pensa in modo diverso in francese piuttosto che in italiano, e ancora di più evidentemente, per esempio, in cinese, no? Cioè, ci sono bellissimi lavori di François Julien, che lavora sul pensiero cinese. E spesso lo mette in relazione con la struttura linguistica, il fatto che, per esempio, in cinese non ci siano coniugazioni verbali, no? Si usano solo avverbi, i verbi sono tutti all'infinito in qualche modo, e si usano gli avverbi per dare delle determinazioni di tempo,
quindi non c'è quest'idea del, non si usano i soggetti, il soggetto, non c'è quest'idea del soggetto subiectum, no? Messo sotto come un'essenza indipendente dal divenire che gli avviene come qualcos'altro, insomma c'è la logica che la singolarità, il soggetto è sempre in divenire, no? È quello che gli avviene. E insomma sono delle logiche che si possono ritrovare anche nella scrittura che fondamentalmente per Stigler, che riprende quindi Platone, è una tecnica e quindi un farmacon, cioè qualcosa che ci aliena, siamo deposseduti dalla tecnica perché in qualche modo ci oltrepassa, ci fa dire delle cose, ma dall'altra parte possiamo riappropriarci, cioè questa logica della riappropriazione, ci riappropriamo della tecnica per poterla. E qua non mi viene il termine in italiano, maîtriser, che non so come si dice, cioè per poterla domesticare, non so, per poterla utilizzare, tenere. Ecco, come vedete, ecco, sono deposseduto dalla lingua. Ogni tecnica è originariamente irriducibilmente ambivalente, la scrittura alfabetica, per esempio, ha potuto e può ancora essere uno strumento di emancipazione, ma anche di alienazione. Se per prendere un altro esempio, il web può essere farmacologico, lo è perché si tratta allo stesso tempo di un dispositivo tecnologico che permette la partecipazione, quindi grazie al web. Si può partecipare, si può emettere, contrariamente all'industria culturale tradizionale che era uno a molti, nel web noi possiamo partecipare, se lo sapete tutti, ma anche un sistema industriale che priva gli internauti dei loro dati per sottometterli a un marketing onnipresente. Bene, questa è la prospettiva che si chiama farmacologica. Ora c'è qualcuno che conoscete bene, suppongo, cioè Giorgio Agamben, che ha sostenuto una posizione che, se vogliamo, è un po', si oppone un po', non saprei dire se è complementare o piuttosto opposta alla prospettiva farmacologica, che è quella della soggettivazione. E io credo che avete già visto le nozioni di dispositivo di soggettivazione, vero? No? Vi parlano un po'? No? Sì, boh, quando fate così non si capisce bene cosa vuol dire. Vabbè. In sostanza la nozione di soggettivazione è qualcosa che insomma, mette un po' in discussione l'idea, la prospettiva farmacologica. L'idea di Agamben è che la tecnica può essere vista, l'oggetto tecnico può essere visto come un dispositivo. Ora, il dispositivo a cui fa riferimento Agamben è il dispositivo secondo Foucault. Ora, Foucault sapete bene che non ha mai definito dispositivo, anche se usa il termine dispositivo dappertutto. E a un certo punto nel 77 qualcuno c'è un'intervista famosa in cui gli chiede ma cosa intende per dispositivo? Lui risponde e tutti citano quella risposta come la definizione di dispositivo per Foucault, ma chiaramente era la risposta che dà in un'intervista, quindi insomma vabbè, vai a capire. Però diciamo che estraendo e quindi leggendo Foucault si può estrarre l'idea del dispositivo come di un, e anche qua sono ancora una volta deposseduto dalla lingua, come di una agencement, che non so come si dice in italiano, una disposizione appunto, no? Quindi per esempio questa aula sarebbe un dispositivo, questo anfiteatro è un dispositivo, nel senso che indipendentemente dagli elementi concreti, architetturali, architettonici che la costituiscono, c'è una rete che mette in relazione dei contenuti in un certo modo, diciamo che in questo luogo i contenuti siamo io e voi, e come vedete la disposizione dell'aula anfiteatro fa in modo che voi potete sentire molto bene la persona che parla, cioè l'insegnante, l'insegnante può vedervi tutti, voi potete vedere l'insegnante ma non vedervi tra di voi.
e quando parlate non si capisce bene cosa dite perché io ho il microfono e l'anfiteatro ha fatto in modo che il suono vada in questo senso e non nell'altro. Quindi c'è una disposizione che fa in modo di costituire dei soggetti, che sono il soggetto studente, il soggetto insegnante, dove l'insegnante parla e vi vede e lo studente sta zitto e ascolta e vede solo l'insegnante, no? Quindi è un dispositivo che costruisce dei soggetti che parlano e dei soggetti che ascoltano, ok? Quindi evidentemente dà più potere all'insegnante che allo studente. È il motivo per cui in tutte le logiche e per cui mi sono battuto per avere un'altra aula, tra l'altro, perché in tutte le idee, soprattutto tedesche, in Germania amano questo modo di fare lezione, delle classi invertite, ovvero quelle dove non sono gli insegnanti che insegnano agli studenti, ma sono gli studenti che insegnano agli altri studenti. E l'insegnante non fa altro che sistemare lo spazio in modo da permettere che le cose si creino. E quindi una delle logiche primarie, una cosa primaria che si fa è di avere delle sale diverse, quindi delle sale senza cattedra, delle sale dove si spostano i tavoli, quella storia dei tavoli con le rotelline, vedete, è legata anche a questo, se volete. E quindi di poter disporre lo spazio è legato anche al modo in cui si costruisce poi il contenuto che lo spazio permette di sviluppare. Evidentemente l'esempio classico del dispositivo è quello del panopticon che conoscete tutti, no? Quindi c'è la guardia che vede tutti i prigionieri, prigionieri che sono visti, eccetera, eccetera. Allora, questa nozione di dispositivo, la cosa interessante è che si basa su questo concetto, cioè porta avanti questo concetto, che è il concetto di soggettivazione. E quindi nel dispositivo, secondo Agamben, che rilegge Foucault, il soggetto è costruito dal dispositivo stesso. Quindi in qualche modo io sono sottomesso al fatto di essere qua, di essere insegnante e di parlare, voi siete sottomessi al fatto di essere lì e di non poter parlare, non poter rispondere, non poter intervenire. Quindi, se vogliamo, la prospettiva farmacologica è in qualche modo una prospettiva che vuole che si possa riappropriare del dispositivo. Solo che per potersi riappropriare del dispositivo bisogna avere una libertà, un potenziale che secondo Agamben non abbiamo, perché noi siamo il prodotto del dispositivo. Quindi possiamo ben dire che possiamo usare la tecnica diversamente, ma se noi in quanto tali, in quanto soggetto, siamo costruiti dal dispositivo stesso, non possiamo riappropriarci del dispositivo. Per esempio il telefono, no, lo smartphone, il vostro, forse avete avuto dei corsi del collega Ferraris che parla della, com'è che la chiama? La mobilizzazione, mobilitazione. Insomma, dice che noi siamo mobilizzati dai telefoni, dagli smartphone, no? Cioè siamo sempre, sempre reperibili e sempre mobilizzabili per il lavoro. Perché? Perché con lo smartphone accedi alle mail, sei sempre reperibile, ci si può sempre contattare via SMS o via telefono, e quindi in qualche modo lo smartphone ci costituisce in quanto soggetti, che sono in quanto soggetti sempre disponibili per poter lavorare. Cioè la notte, se ricevi una mail, sei sveglio, guardi la mail e magari rispondi alla mail. Allora, una prospettiva farmacologica sarebbe quella di dire: vabbè, ma io uso lo smartphone diversamente, tipo non leggo le mail attraverso lo smartphone, vabbè, è possibile, oppure non rispondo se mi chiamano. Però non è vero, perché c'è una norma sociale che dice che se non rispondi, sei maleducato, quindi di fatto devi rispondere. Quindi il soggetto che ha il telefono portatile è un soggetto che è mobilizzabile. E quindi è un soggetto che è costituito dal dispositivo. Il dispositivo ci costituisce in quanto mobilizzabili. E se il dispositivo ci costituisce in quanto tali, beh, non abbiamo grosse possibilità di riappropriarlo
diversamente. Ora, lo stesso Agamben, che se avete letto che cos'è un dispositivo, dice che l'unico modo per disfarci del dispositivo è la profanazione, no? Ecco, boh, io non ho ancora capito cos'è questa profanazione, ma magari me lo direte voi una volta. Insomma, la profanazione mi sembra una forma di riappropriazione del dispositivo, di détournement del dispositivo, vabbè, ma insomma. Ecco, dunque, la prospettiva farmacologica adesso arriviamo invece a quella che può essere, quindi abbiamo queste prospettive che se volete sono un po' incompatibili per osservare la tecnica e la prospettiva semiotica dal mio punto di vista è quella di una, un po' di una prise de recul, cioè ci mettiamo un po' a distanza. Evidentemente, quando si osserva la tecnica e si fanno i discorsi che fanno Morozov, che abbiamo visto fino adesso, i discorsi ideologici quelli che glorificano la tecnica, ricadiamo in quell'opposizione classica tra determinismo e costruttivismo. No, il determinismo è il fatto che se vediamo dei cambiamenti sociali ci rendiamo conto che questi cambiamenti sociali sono provocati dalla tecnica, okay? Quindi la tecnica provoca il cambiamento sociale. Evidentemente, se il cambiamento è positivo, glorifichiamo la tecnica, perché pensiamo che sia grazie alla tecnica se questo cambiamento ha avuto luogo. Se il cambiamento è negativo, critichiamo la tecnica, perché il problema era la tecnica. Ora, evidentemente, la tecnica fa parte della società e quindi ipotizzarla come esterna alla società e come elemento che influenza il cambiamento è un errore logico. Ora, in semiotica la tecnica viene in qualche modo interpretata e la tecnica può essere vista piuttosto come un sintomo. Quindi non si va nel fatto di andare a cercare se è venuto prima l'uovo o la gallina, no? Ma si accetta il fatto che un'innovazione tecnica è il sintomo di qualcos'altro. È il sintomo di un contesto problematico che ha potuto creare questo elemento, che ha potuto produrre se questo contesto problematico ha potuto produrre questo oggetto tecnico, allora osservare l'oggetto tecnico ci può permettere di dire qualcosa su quel contesto problematico. Nel caso della rivoluzione della stampa di Gutenberg, per esempio, invece di dirci è la stampa che ha aiutato, provocato, influenzato, stimolato la riforma, o è piuttosto un pensiero soggiacente che pervadeva la società e che ha dato luogo ad altre cose anche alla stampa, beh, noi possiamo osservare la stampa e dirci che l'invenzione della stampa è il sintomo di qualcosa, è il sintomo infatti di una rivoluzione che era in atto, una rivoluzione che non è solo tecnica né solo sociale, ma una rivoluzione che è culturale e quindi di un cambiamento che esisteva e quindi osservare l'arrivo di questo cambiamento tecnico ci permette di dire qualcosa su quel contesto problematico che ha potuto produrre la riforma e ha potuto produrre anche la stampa. Quindi, per esempio, se prendiamo, e poi faccio una pausa, ok? Se prendiamo una pratica mediatica quotidiana che è questa che fate tutti, no? Come si chiama? Lo scrolling. Questa pratica è nuova secondo voi?
Allora, è nuovo, evidentemente il gesto è nuovo, cioè fare così prima non si faceva, ok. Però cosa? Posso? Sì, prego. Quello che mi viene in mente è che forse un antenato dello scrolling di oggi è scorre i rotoli delle pergamene, appunto. Non ci avevo mai pensato al rotolo della pergamena, cioè lo scrolling al rotolo della pergamena, ma per stare più vicini ci sono degli antenati molto più. Lo zapping, esatto, sì. Lo zapping, in generale, diciamo che lo scrolling è l'idea di essere sincronizzati temporalmente con il mondo che ci circonda, no? Che è un po' l'obiettivo primario dei media, quello di rimediare la distanza, che è quello che facciamo appunto qui con voi che non siete presenti. Bene, l'oggetto tecnico, il dispositivo mediatico ci permette di rimediare alla distanza e quindi di unire dei luoghi in uno stesso tempo, quindi di sincronizzarci. E il fatto di sincronizzarci, se volete, è anche un po' il motivo per cui si accende la televisione, si accende la radio, no? Non so se lo fate, forse non lo fate più voi, non lo so, ma uno accende la televisione, accende la radio per sincronizzarsi col mondo che lo circonda, no? Quando ti senti un po' solo, accendi la TV, subito non ti senti più solo. Perché? Perché hai questa sincronizzazione con il mondo, in qualche modo il mondo sociale, no? Che interviene grazie al dispositivo mediatico. E questa sincronizzazione è il motivo per cui, tra l'altro, Umberto Eco diceva che il quid della televisione è la diretta. È la diretta perché la diretta è esattamente il momento in cui ci sincronizziamo con questo mondo sociale. Tutto il corso è sul replay, che è il contrario della diretta. Comunque, poi ci arriveremo. Lo scrolling in qualche modo è la stessa cosa, è l'idea di sincronizzarci con gli altri attraverso il. Non so come si chiama, il feed d'attualità di Facebook, no? Cioè il feed dei social network. Quindi, in qualche modo, la tecnica dello scrolling non fa che attualizzare qualcosa che era già presente. Questo volevo dire, no? Quindi lo scrolling non è che inventa qualcosa, ma attualizza qualcosa di cui la società in qualche modo aveva bisogno e che si esternalizza nello scrolling. Cioè l'ingegnere che l'ha inventato e che diceva se sapessi quello a cui avrebbe dato luogo lo scrolling non l'avrei mai inventato. Beh, alla fine questo ingegnere noi possiamo prendere la prospettiva per dirci che se non l'avesse inventato lui l'avrebbe inventato qualcun altro perché c'erano le condizioni di possibilità per farlo emergere, giusto? Quindi la prospettiva determinista, scusate questa cosa, non seguitela perché è veramente una semplificazione un po' stupidina, ma diciamo che la prospettiva determinista è il fatto che lo scrolling produce dei comportamenti compulsivi che riduce la concentrazione. La prospettiva costruttivista ci direbbe che lo scrolling fa parte di una società che è compulsiva e distratta, quindi se lo scrolling produce in effetti un'attitudine distratta, beh, dall'altra parte noi ci possiamo dire che se lo scrolling esiste è perché c'era la necessità in una società compulsiva e distratta di avere questo tipo di pratica quotidiana. Quindi lo scrolling emerge da un contesto problematico e non fa che attualizzare qualcosa che in qualche modo era già presente. E quindi la prospettiva sintomatica è quello di analizzare di prendere lo scrolling e attraverso lo scrolling rendere visibile qualcosa di presente socialmente. Cioè c'è una società che è compulsiva, distratta, appunto c'è una società dove l'attenzione richiesta è un'attenzione superficiale. Bene, il fatto di vedere il modo in cui si interpretano le cose attraverso Google è una prospettiva sintomatica per capire che rende visibile qualcosa di soggiacente, cioè quello che fanno Nicola Scara e Catherine Hales è che attraverso Google si sono resi conto che la società è una società Ciao Marco. che richiede
che richiede distrazione e un'attenzione superficiale piuttosto che concentrazione, no? E d'altra parte è una cosa che io penso che possiamo tutti constatare, per esempio quella della concentrazione e quella dell'attenzione, no? Siamo costantemente invasi da input, da mail, da elementi che si sovrappongono gli uni sugli altri, e non è una cosa puramente tecnica, ma è una cosa veramente sociale, cioè è la società che produce un'enorme quantità di input e la tecnica non fa altro che attualizzare questo. Quindi noi se analizziamo la tecnica, beh, la tecnica ci permette di rendere visibile questa tendenza soggiacente, e questa è un po' l'idea sintomatica, cioè la tecnica è il sintomo di qualcosa d'altro, quindi analizzare la tecnica ci permette di vedere quello che sta sotto in qualche modo. E questa è un po' la prospettiva che Agamben chiama prospettiva paradigmatica in Signatura Rerum. Quando si parla di, almeno negli studi che fanno riferimento a Bernard Stiegler, si ha l'abitudine di parlare di tecnica o di oggetto tecnico, che un po' viene da Simondon, che parla della natura degli oggetti tecnici, il modo di esistenza degli oggetti tecnici. La tecnologia, nel linguaggio tradizionale, viene utilizzata per parlare delle tecnologie digitali, no? Delle tecniche digitali, scusa. Quindi, personalmente io parlo di tecnica e non parlo di tecnologia. Non so se ho risposto alla domanda. Poi, etimologicamente, tecnologia non vuol dire niente nel modo in cui viene utilizzato nel linguaggio ordinario. Cioè, la tecnologia sarebbe lo studio della tecnica. Avete delle domande? Non vi ho chiesto. Ok, allora, quindi iniziamo a parlare. Prima di iniziare, insomma, a parlare realmente di patrimonio digitale, facciamo prima questa introduzione, insomma, una parte introduttiva in cui parliamo del legame tra tecnica e memoria. Poi magari rapidamente possiamo parlare del fatto, del motivo per cui si parli sempre di memoria, vediamo se ci resta il tempo di farlo, e non di... C'è una differenza tra memoria e storia, eccetera. Dunque, facciamo le cose semplici, cerchiamo di capire come sia, quali sono le tecniche di memorizzazione, le mnemotecniche. Per capire dunque come funziona il ricordo. Allora, per ricordarci di qualcosa, cosa facciamo? Boh, la mnemotecnica primaria è la ripetizione, no? È quello che fanno i bambini per imparare qualcosa, per imparare la filastrocca, la ripetono, per imparare la storia, la ripetono. E quello che intrattiene il ricordo è la ripetizione. E i bambini, per esempio, vogliono rileggere le stesse storie tante volte, che è una cosa molto significativa, il fatto che i bambini rileggano, vogliono rileggere la stessa storia 3-4 volte di seguito, cosa che invece gli adulti non fanno mai, no? Noi non rivediamo, non rileggiamo i libri, non rivediamo i film molto frequentemente, è una cosa molto rara, invece i bambini rileggono le stesse storie in continuazione. Perché? Perché la ripetizione è funzionale all'apprendimento e alla costruzione sociale del mondo. Quindi il bambino ha bisogno della ripetizione per intrattenere la memoria. E la ripetizione evidentemente si ripete anche se stessi, e la ripetizione è una pratica anche sociale, cioè in società le cose funzionano in un modo non tanto diverso dalla memoria individuale.
anche le società si basano sulla ripetizione per ricordare il passato, ovvero si celebrano degli anniversari, no? Il 2 giugno, la festa della Repubblica, ecco, ogni anno c'è il 2 giugno, e se non ci fosse la festa della Repubblica il 2 giugno, giustamente è stata istituita a un certo punto, non mi ricordo da chi, forse da Campi, ha reso il 2 giugno un giorno festivo, prima non era un giorno festivo, e il fatto di renderlo giorno festivo è un metodo per intrattenere il ricordo, e quindi è un metodo per costruire socialmente il passato della comunità. Quindi quello che noi vedremo soprattutto in questo corso, che è il motivo per cui si parla di memoria invece di parlare di storia, invece di parlare di passato, è che la memoria, tutti sappiamo che è dinamica, la nostra memoria personale non è stabile, non è fissa, cambia, e la memoria delle comunità e delle società cambia allo stesso modo. Quindi, per esempio, la memoria dell'Italia è cambiata nel momento in cui si è deciso di rendere una festa nazionale, un giorno di festa il 2 giugno, perché si è dato un'importanza, un valore alla festa della Repubblica. Se non fosse stato un giorno festivo, sarebbe dimenticato, sarebbe diventato un po' meno importante, meno valorizzato l'istituzione della Repubblica. E quindi questi elementi celebrativi modificano il passato di una nazione. Il passato non è stabile, ma cambia, non è fisso. E quindi la ripetizione sociale è la ritualizzazione, no? Si creano dei riti, quindi si ritualizza, ripetere ritualizza, e la ritualizzazione è basata sulla ripetizione, quindi la celebrazione. Quindi torniamo alla memoria individuale, quindi si ripete la filastrocca, ma c'è una pratica mnemonica. La pratica mnemonica successiva, fondamentale, e che è quella un po' che fonda la base del lavoro di Bernard Stiegler, è l'esternalizzazione. Quindi noi ripetiamo per ricordarci le cose, però poi alla fine c'è un momento in cui dobbiamo scrivere, no? Dobbiamo scrivere, prendere gli appunti per un corso, o prendere appunti, la nota della spesa per andare a comprare, per andare a fare la spesa, perché sennò ci dimentichiamo le melanzane. Io mi dimentico sempre le melanzane. Quindi esternalizziamo. Ora vi pongo questa domanda: perché secondo voi esternalizziamo? Cioè, qual è alla base l'idea dell'esternalizzazione? La cosa, scusa? Per ottimizzare a livello cognitivo, sì, cioè. Risparmio energia, ok, interessante. Quindi per lei è una questione di economia della memorizzazione, cioè gestisco la memorizzazione in questo modo, quella delegandola all'esterno, non ho bisogno di intrattenerla nella mente, quindi di ripetere costantemente melanzane, zucchine, prima di andare al supermercato. Ok, bene, un'altra idea? Un'altra idea soggiacente a questa, forse? Posso? Sì. A me è venuto in mente il concetto un po' anche del tramandare, no? Cioè le culture già da molto tempo tendono a fissare le cose per evitare che vengano perse nel tempo. Il concetto di, scusi, non ho capito. Tramandare. Di tramandare, sì. Il concetto di tramandare, no, di trasmettere, diciamo, sì, certo. Questa diciamo che è una funzione dell'esternalizzazione, assolutamente. Ci arriviamo, verissimo.
Ma ancora prima una cosa più semplice? Sì, verissimo. Quindi il vostro collega dice che gli appunti servono anche un po' a reinterpretare il ricordo, quindi una ritenzione che è già stata elaborata e quindi questa rielaborazione aiuta. Una forma di ripetizione, appunto, quindi di traduzione che aiuta anche a consolidare il ricordo. Vabbè, c'è un'altra questione che è quella, quindi lei ha usato il termine di delegare. Fondamentalmente, sotto sotto, noi deleghiamo a un supporto esterno il ricordo perché non abbiamo fiducia in noi. Il motivo per cui noi prendiamo le note della spesa o prendiamo degli appunti è perché abbiamo paura di dimenticarci qualcosa. Giusto? E quindi, non avendo fiducia in noi, deleghiamo un supporto esterno il ricordo e quindi diamo la nostra fiducia al supporto esterno. Riponiamo la fiducia della nostra memoria in un supporto esterno. Quindi la mia collega che era qui prima le hanno rubato il computer l'altro giorno, purtroppo, e era disperata perché nel computer c'era tutti i suoi lavori di ricerca, la sua tesi, quindi non fatelo mai, salvate sempre su Dropbox, delegate a Google o a dei grandi gruppi i vostri lavori perché è molto facile perderli, quindi giustamente riponiamo la fiducia nel supporto esterno, quindi nel momento in cui lo perdiamo abbiamo perso tutto, no? E diventa un dramma. Quindi delegare al supporto esterno e quindi riporre la fiducia della nostra memoria nel supporto esterno è qualcosa che può essere problematico e adesso ci arriviamo a quello che diceva Platone. Diamo fiducia a un supporto esterno e non abbiamo più fiducia in noi, nel nostro spirito. E riporre fiducia nel supporto esterno è qualcosa che si trova al centro, adesso ho fatto un salto, ma di quella che in questo bellissimo lavoro che vi consiglio, se vi interessa, che credo sia stato tradotto in italiano. Peter Galison è un filosofo, ma si è formato anche come fisico. È un lavoro sulla nozione di oggettività. Peter Galison e la sua collega Deston lavorano sulla osservare come il concetto di oggettività non è un concetto stabile, ma un concetto che evolve nel corso del tempo e della storia. C'è stato un periodo della storia in cui l'oggettività era l'adeguazione al reale, dice Galison, ovvero perché qualcosa sia considerato oggettivo, bisognava che la rappresentazione della cosa fosse simile alla visione della cosa nel reale. E poi c'è un momento della storia, il momento più interessante nella storia di Galison, in cui si perde quest'idea dell'adeguazione al reale. E si arriva alla nozione di oggettività meccanica. L'oggettività è considerato oggettivo ciò che è delegato alla tecnica, è delegato a uno strumento di misurazione. E questo momento è nel, secondo Galison e Deston, arriva nel XIX secolo con l'arrivo degli strumenti di misura meccanici. In particolare, per esempio, Galison e Deston studiano gli atlanti scientifici, quindi studiano l'Atlanti dove vengono rappresentate per esempio delle malattie. Allora, queste malattie fino al XIX secolo venivano rappresentate, non so, i punti rossi sulla pelle, cose di questo tipo, come venivano rappresentate da dei disegni. Quindi c'era un disegnatore che disegnava il corpo umano e gli effetti i sintomi appunto della malattia sul corpo umano. A partire dal XIX secolo arriva il daguerrotipo, cioè l'antenato della fotografia, e si comincia a fare un sacco di fotografie. Sono delle fotografie che sono terribili, sono in bianco e nero, sono piene di difetti, spesso sfocate, piene di
la difficoltà della visione è molto elevata, però si preferisce sempre il daguerrotipo a partire da quel momento al disegno. Perché? E Galison si domanda perché? Perché si preferisce il daguerrotipo al disegno quando il disegno è molto meglio, è molto più definito, è molto più preciso ed è molto quindi più adeguato al reale che l'antenato della fotografia. Perché il daguerrotipo è un strumento tecnico, quindi si delega la tecnica, la rappresentazione e quindi si ha il sentimento di rendere la rappresentazione più oggettiva, cioè meno soggettiva. La soggettività dell'artista che disegna non è presente perché c'è un'intermediazione tecnica più importante, quella del daguerrotipo. Quindi si delega la tecnica, la rappresentazione. E quindi c'è un momento nella storia in cui si comincia a fare avanti quest'idea che l'oggettività sia un'oggettività tecnica, un'oggettività mediata da dei dispositivi tecnici. Deleghiamo a qualcosa di esterno, qualcosa di non umano, no? Deleghiamo a qualcosa di non umano la rappresentazione. E se quel qualcosa di non umano ci rappresenta, ci media la rappresentazione di qualcosa, possiamo riporvi più fiducia che nella rappresentazione umana. Ora, per i semiotici questo è molto interessante, vedete, è la questione dell'enunciazione impersonale. Se l'enunciazione è impersonale, sembra avere più oggettività, cioè più veracità, non so come si dice in italiano, più veridità che l'enunciazione personale. L'enunciazione personale è afferita a un qualcuno di cui bisogna avere fiducia, di cui bisogna provare l'autorità, ma l'enunciazione impersonale, quella che viene da un non umano, ci dà un sentimento di, ci dà un sentimento di oggettività, dunque. Nella teoria dell'enunciazione è coerentissimo, no? È lo stesso pensiero che ci porta ad avere un sentimento di oggettività quando leggiamo un articolo scientifico che è totalmente impersonale, no? Dove non c'è nessuna presa di posizione, di esplicitazione enunciativa. Bene, delegare a un elemento esterno, un elemento tecnico, è ancora più forte. È ancora più oggettivo proprio perché è l'elemento stesso che si fa carico dell'enunciazione. E dunque, quando noi esternalizziamo il ricordo, per tornare al ricordo, riponiamo fiducia in un supporto esterno e quindi nel momento in cui il supporto esterno ci rienuncerà il nostro ricordo, beh, quel ricordo è in qualche modo è come se non venisse più da noi perché è stato esternalizzato. E quindi vi riponiamo più fiducia. E allora questa credenza nell'esternalizzazione è qualcosa su cui torneremo perché è qualcosa che è molto presente appunto nella circolazione degli archivi e nel modo in cui gli archivi vengono utilizzati dai media. Vedere un archivio è qualcosa che ci permette di, che ci dà fiducia costruisce una credenza più forte nel documento. Ma torniamo quindi alla questione dell'esternalizzazione. Allora, l'avete detto forse prima, se prendiamo per esempio un caso di esternalizzazione molto banale. È quello delle foto delle vacanze, no? Andiamo in vacanza e facciamo delle foto. Allora vi sarete resi conto tutti che quando nella fotografia analogica ci sono dei momenti precisi in cui si prendono delle foto prima della fotografia digitale, quindi non so se avete vissuto questo mondo, ma forse i vostri genitori sì. Le foto di voi quando eravate piccoli sono delle foto dei compleanni, ci sono le foto dei matrimoni. Poi ci sono le foto delle vacanze. En passant, ci sono qualche altra foto presa così, ma diciamo che c'è questa ritualizzazione ripetitiva, no? Quella dell'anniversario, il compleanno appunto serve a poter vedere l'evoluzione, l'invecchiamento,
l'invecchiamento, ma insomma, l'evoluzione, come al solito sono perso nelle traduzioni, del bambino, e quindi ci permette di vedere come il bambino cambia, no? E ci sono dei momenti a rete fissati in cui vediamo che il bambino è cresciuto, ecco, la crescita, scusate, non mi veniva la parola crescita. E quindi quei momenti è interessante fermarli, fissarli, quindi facciamo delle foto. E ha le foto a 2 anni, a 1 anno, a 3 anni, a 4 anni, a 5 anni, abbiamo le foto del bambino e vediamo come il bambino è cambiato nel corso del tempo. In qualche modo fermiamo il tempo a queste date con questa ritualizzazione che ci permette dunque di vedere lo scorrere del tempo e di fermare lo scorrere del tempo a dei momenti precisi. Quindi lo esternalizziamo per poterlo salvare da qualche parte, no? Per poterlo salvare e quindi conservare. E poi facciamo delle foto durante le vacanze. Quando andiamo in vacanza facciamo delle foto. Perché secondo voi si fanno le foto delle vacanze? Per ricordare, sì. Ok, molto bene. Allora, quindi c'è una prima cosa che è evidentemente fermare un'esperienza, anche l'esperienza delle vacanze è un'esperienza che è più o meno dello stesso tipo di quella del compleanno, cioè un'esperienza ritualizzata e ripetitiva, no? In agosto andate a, non so dove andate voi, da Torino a Alassio in vacanza al mare, e si fanno le foto di Alassio, oppure si fanno le foto di Parigi quando andate in vacanza a Parigi per mostrare che eravate là, ma anche per avere la ritualizzazione annuale o biannuale delle vacanze in famiglia. Quindi serve a conservare il ricordo, quindi viene esternalizzato e conservato, e serve anche, come dice il vostro collega, effettivamente a condividere il ricordo, perché una volta esternalizzato il ricordo è accessibile agli altri. E lo diceva qualcuno a distanza prima, in effetti. Quindi l'accessibilità, l'esternalizzazione permette l'accessibilità. Una volta che abbiamo esternalizzato il ricordo su un supporto materiale, lo possiamo dare a qualcun altro, possiamo quindi condividerlo e quindi possiamo renderlo accessibile. E come diceva lei prima, serve anche a reinterpretare, giustamente, perché una volta che il ricordo è fissato su un supporto, quel supporto determina, la tecnica del supporto determina il contenuto. Quindi chi prende degli appunti col computer avrà degli appunti diversi da chi li prende su carta, e vedo che qui c'è ancora gente che li prende su carta, e quindi non so cosa sia meglio, però evidentemente non saranno gli stessi appunti. Forse voi ne avete di meno, ma meglio selezionati, e forse voi ne avete di più, ma un po' meno, ma che domanderanno più lavoro dopo per essere ristrutturati. E evidentemente poi se c'è qualcuno che registra, o non so, che utilizza la registrazione, è un altro modo ancora di salvare il ricordo, che è molto meno efficace perché richiede 2 ore e mezzo di tempo, invece le note l'hanno reinterpretato e quindi reso anche selezionato. Ecco, il ricordo è anche sempre una selezione. Si seleziona e lo strumento tecnico che permette di esternalizzarlo decide che cosa e come si seleziona. Evidentemente voi avete selezionato degli elementi di contenuto che qualcuno che registra con un registratore MP3, per esempio, non seleziona perché avrà bisogno di riascoltare. Quindi è evidente che una volta che noi esternalizziamo, quindi riponiamo fiducia in qualcosa di esterno per il nostro ricordo, la tecnica della scrittura, la tecnica digitale, decideranno in qualche modo della struttura del ricordo e quindi anche del contenuto stesso del ricordo. Quando c'è la famosa, non so se avete mai sentito parlare della famosa sindrome di Parigi. La sindrome di Parigi è qualcosa che colpisce i turisti giapponesi.
I turisti giapponesi quando vanno a Parigi hanno un'idea di Parigi che è basata sulle foto di Parigi e quando arrivano a Parigi sono totalmente perturbati dal fatto di trovare escrementi di cane dappertutto, una città sporca, caotica, piena di traffico, di gente, eccetera. E quindi cosa fanno? Devono fare un sacco di foto. Perché le foto permettono appunto di filtrare il ricordo e di togliere dal ricordo tutti gli elementi non estetici, cioè il traffico, cioè gli escrementi, eccetera, e prendere solamente gli elementi positivi. Addirittura i giapponesi sono trattati per la sindrome di Parigi al ritorno in patria. Ma dunque la fotografia, nel caso del turista giapponese, è qualcosa che aiuta il turista a strutturare la sua esperienza prevedendo un ricordo che sarà un ricordo filtrato. E quindi quando facciamo le foto delle vacanze, evidentemente filtriamo solamente le cose che ci interessano e di solito le cose che ci interessano sono i momenti positivi, no, della vacanza. I momenti negativi li mettiamo da parte e anche i momenti, gli elementi esteticamente belli di una città o di un posto dove siamo. Quindi nel consolidamento del ricordo attraverso la tecnica c'è questa reinterpretazione del ricordo. Il ricordo viene dell'esperienza, scusate, l'esperienza viene reinterpretata per produrre un ricordo che quindi è una selezione molto parziale della nostra esperienza. Ora, qui avete, questa è una foto che ho trovato su Google, e questa è un'altra foto. Allora, come vedete, questa è una foto analogica, digitalizzata, quindi è una foto ricordo, di una vacanza al mare, di un papà con i figli. E questa è una foto delle figlie di una mamma che è un'amica, fatta a Lille de Ré, vicino a Bordeaux. E come vedete, queste foto sono un po' diverse. Sono entrambe delle foto delle vacanze. Quali sono le differenze che notate in queste due foto? A cosa sono dovute? Sono delle foto dei figli, qui c'è anche il papà, qua non c'è, e sono delle foto che sono prese in vacanza. Questa è una foto che è stata pubblicata su Instagram e questa è una foto che è stata esposta in casa. Quindi entrambe le foto sono in qualche modo pubblicate in un contesto diverso. Contesto intimo domestico e il contesto di Instagram. Posso da casa? Secondo me c'è anche una questione di tecnica, proprio a livello estetico, probabilmente perché ci siamo abituati a fare foto, a vedere foto, siamo stati molto esposti all'arte delle fotografie, eccetera, e quindi abbiamo anche acquisito una tecnica maggiore, perché nella seconda si vede proprio una costruzione definita e differente dalla prima, insomma, E solo per ricordare che siamo stati lì, invece questo è anche un livello estetico. Sono molto d'accordo. Dunque, ci sono due cose che lei mette in luce. Innanzitutto, verissimo, c'è una democratizzazione, diciamo, della pratica fotografica, no? Che è dovuta a una grande quantità di motivi, insomma, storici. Sono dei motivi anche effettivamente tecnici perché tutti possono fanno foto oggi in continuazione, tutti vedono foto e sono in qualche modo addomesticati alla pratica visiva, sia al vedere e sia anche al produrre.
degli oggetti di comunicazione visiva. E quindi evidentemente c'è una differenza estetica molto importante. Qui possiamo essere d'accordo che la ricerca estetica è molto bassa, no? C'è qualcosa in effetti, no? Di estetico. Estetico nel senso di disposizione sensibile, non nel senso che è bello o brutto, solo se c'è una ricerca nel senso se è stata concepita con un'intenzione. E qui in qualche caso, in modo c'è qualche intenzione, no? Il fatto che i bambini siano messi dal più piccolo al più grande, poi possiamo dire che è brutto, quello poco importa, però è stato chiaramente pensato con una volontà estetica di far vedere qualcosa, cioè il movimento anche, vedete, del quadro, del frame, segue in qualche modo questa diagonalità. Possiamo stare d'accordo che non è molto efficace, no? Però poco importa, c'è una ricerca da qualche parte, ma alla base di tutto, come dice la vostra collega, c'è la volontà di fissare il ricordo qui, cioè ovvero di fissare un momento, e quel momento è il papà con i bambini, e quindi il fatto che i bambini, questa diagonalità che è ricercata esteticamente, è finalizzata a un contenuto molto preciso, e il contenuto è il ricordo. È il ricordo del fatto che i bambini sono, ce n'è una molto piccola, un'altra che ha forse 3-4 anni, l'altro che ha 8-9 anni, no? E è questo che vogliono fissare, che chi, forse la mamma, la moglie, ha preso la foto, voleva fissare il ricordo dei figli a una certa età, in quel contesto, che è quello della vacanza. Quindi c'è una finalità primaria di questa foto, di questa esternalizzazione del ricordo, che è quella di conservare un passato, di farsi traccia di un passato. E si trasmette la traccia del passato attraverso, quindi, questa esternalizzazione. E dunque anche la costruzione estetica della foto è volta a farsi traccia del passato. Okay? Quindi siamo veramente in una forma di esternalizzazione che è volta al passato, che è volta al trasmettere qualcosa nel futuro. E quello che si vuole trasmettere è il momento degli anni 70 o quando era, in cui questa foto è stata presa. E qui invece c'è qualcosa di diverso, no? Cosa ne pensate? Qual è l'intenzione? Dunque, la vostra collega dice, per chi non ha sentito, che questa è una foto che non è un ricordo per noi, ovvero questo sarebbe un ricordo personale, quindi il tipo di foto che si espone in casa, il tipo di foto che sono esposte in casa spesso non sono per forza belle o ben costruite esteticamente, ma hanno un valore diverso che è legato al fatto al farsi traccia di un passato. Invece qui abbiamo la volontà di esternalizzare a un pubblico altro, e quindi un pubblico che può essere quello di Instagram, e questo pubblico non è legato solo a degli interessi personali della traccia del passato. Infatti le bambine, delle bambine non si vedono per forza i volti, si vedono, c'è un'importanza molto elevata, data dal contesto, no? Dai fiorellini, dalla vietta, dai tetti bassi, dalla luce, eccetera. E quindi c'è un'intenzionalità diversa, che è un'intenzionalità più attuale, no? Si vuole, e c'è un elemento di base, insomma, che possiamo trovare in questa foto, che è quello della mediatizzazione. Fondamentalmente, questa foto è stata pensata per essere domesticata, e per restare quindi nell'intimità domestica.
e quindi è stata pensata per noi, e in quanto pensata per noi, ciò che conta, quindi lo vedremo a partire da domani, prendendo Benjamin, ciò che conta è un valore cultuale, no? Un valore di culto. E il culto qui è quello del culto del passato, del bambino nel passato, o che è quello che Benjamin chiama il culto delle persone scomparse, no? Quando avete una foto di un nonno, un parente, beh, la presenza della foto non è data dal suo, dai suoi elementi estetici, ma è data dal culto che volgiamo alla persona scomparsa o allo stesso modo al culto che volgiamo a un passato di una persona, che possiamo essere noi o qualcun altro. Invece qui quello che conta di più è il fatto che la foto venga esposta e che quindi circoli e che sia dunque mediatizzata. E mediatizzata dunque attraverso, in questo caso, Instagram. Questa mediatizzazione, quindi istantanea, decide anche su cosa sarà basato la costruzione dei contenuti della foto. E l'elemento mediatico è l'elemento fondamentale che entra in gioco nel momento in cui l'esternalizzazione dei ricordi si basa su dei supporti digitali. Questi supporti vengono anche mediatizzati in maniera quasi pressoché automatica, lo vedremo. C'è una distinzione lì fra che lei fa tra una distinzione forse che non so che tipo di distinzione fate qui fra media e medium. Diciamo che in Francia noi abbiamo l'abitudine un po' sulla scia di Régis Debray, che era il fondatore della mediologia, di fare la distinzione insomma fra i media, una distinzione fastidiosa in italiano, forse per questo che non la fate, perché noi abbiamo il latino, no? Allora, media è il plurale di medium, ok? Nelle altre lingue invece usano mediums, media, con la S, cosa che è veramente orribile, sarebbe orribile da pensare per un italiano, invece in francese e in inglese si fa. Ma quindi c'è una distinzione importante in quello che dice lei tra il medium, che viene inteso quindi come supporto tecnico, quindi il medium sarebbe la carta, no? Questo medium, che tipo carta, oppure il supporto, il dispositivo tecnologico, tecnico, e il media, che infatti in italiano adesso capisco perché non si dice il media, ma sarebbe l'industria mediatica. Una distinzione che si fa in Francia tra medium è il supporto tecnico e i media sono le industrie mediatiche. Quindi il supporto tecnico è un computer con un codice, con un chip, eccetera. Il media è l'industria del web, per esempio. C'è uno supporto che è il libro e poi c'è l'industria dell'edizione. Quindi sono due cose diverse. Allora, sono due cose che però erano associate per un periodo. Il medium e il media erano la stessa cosa, erano quasi la stessa cosa, e si vede benissimo nel linguaggio ordinario. Noi parliamo dei film, film in inglese vuol dire pellicola, no? Quindi film vuol dire sia il contenuto culturale sia il medium tecnico, cioè la pellicola su cui viene impresso il film. Il libro è contemporaneamente il romanzo e il supporto su cui si leggono le cose. Il giornale è contemporaneamente il foglio e
il prodotto culturale dell'industria della carta stampata, appunto, si dice carta stampata, anche in francese si dice la presse papier, cioè la carta stampata, cioè l'industria della carta stampata, vedete, si mette in valore il medium, il supporto tecnico, la televisione uguale, no? La televisione contemporaneamente è il dispositivo tecnico e l'industria televisiva. E con il digitale le cose si modificano, no? Non abbiamo più questa associazione diretta tra il medium come supporto tecnico e l'industria associata, perché l'industria associata implica, no, un certo modo di diffusione, una certa economia, anche delle professioni che sono molto standardizzate. Se volete andare a lavorare alla RAI, dovete andare a fare la scuola di giornalismo di Perugia, dove vengono formati giornalisti televisivi o radiofonici. Se volete scrivere sulla Repubblica, dovete andare a fare un'altra scuola di giornalismo, magari anche qua a Torino. Quindi anche le professioni sono distinte nella carta stampata, alla televisione, alla radio, e quindi ci sono delle economie, ci sono delle logiche industriali che sono diverse, e che erano associate al supporto tecnico, che è il medium. Quindi media e medium erano un po' la stessa cosa, però col digitale le cose si confondono con quella che avrete sicuramente studiato, la convergenza di Henry Jenkins, eccetera, no? Cioè abbiamo dei dispositivi che permettono di accedere a dei contenuti di industrie diverse. È il motivo per cui quindi la Repubblica si ritrova a dover anche filmare dei video e quindi fare riferimento alla professione audiovisiva, pur essendo della carta stampata, e quindi le cose si confondono in qualche modo, e quindi abbiamo una confusione tra medium e media, ma ritroviamo una separazione netta tra medium e media in questo modo. Ci sono le industrie mediatiche e ci sono i supporti tecnici, che spesso sono gli stessi per diverse industrie. Le industrie, che ne dica Henry Jenkins, oggi sono rimaste separate, eh? Vuol dire, c'è l'industria della televisione, c'è la carta stampata, c'è la radio, e c'è il mondo del web, che in qualche modo lavora in tutti questi ambiti, però ci sono dei settori economici, professionali, e sociali, appunto per le professioni, che sono ben distinti. Ora, quello che succede quando pubblico la foto, e quindi uso quel medium che è la fotografia presa con lo smartphone, e poi la pubblico su Instagram, è che faccio riferimento appunto ai media, cioè rientro nella logica di un'industria mediatica, che è quella dei media sociali, diciamo, non so come potremmo chiamarla, l'industria mediatica è quella. Quindi utilizzo degli elementi estetici, e anche degli elementi produttivi e di diffusione, quindi la foto è anche taggata, e quindi ci sono dei metadati per la foto, per poterla ritrovare, per poterla legare a certi ambiti, eccetera. E quindi faccio riferimento a quell'industria mediatica lì. E quindi in questo senso è mediatizzata la foto, perché la mediatizzazione della foto è il fatto di renderla e di produrla nel contesto di un'industria, di un ecosistema mediatico industriale, e che è quello di, in questo caso, del media sociale di Facebook o di Instagram. E tutto questo mondo qua qui non c'era, nel senso che tutto questo processo di mediatizzazione, e il processo di mediatizzazione, magari non ne parleremo, però diciamo che cosa si dicono oggi i sociologi dei media è che la mediatizzazione non è che è qualcosa che avviene dopo a un contenuto, che si aggiunge a un contenuto già presente, è qualcosa che lo produce anche, che produce anche delle visioni del mondo, insomma. E quindi in effetti qua si trova sia alla base del processo produttivo che alla fine del processo produttivo. Questa mediatizzazione qui avrebbe potuto avere luogo dopo. Non è, ed è stato il caso, appunto, perché io l'ho trovata su Google, quindi è stata mediatizzata un giorno, non so perché, è stata messa su Google, e quindi su Google è stata utilizzata in un'industria mediatica particolare, mentre qua la foto è stata presa inizialmente, e quindi l'idea stessa dell'esternalizzazione
è volta alla sua mediatizzazione. Non so se era chiaro, ho fatto un shh. Ma l'idea di mediatizzazione voi conoscete, sì, avete parlato di mediatizzazione a lezione, no? Boh. Vabbè, avete capito, no? Mediatizzazione è abbastanza semplice. Poi ci sono, c'è una valanga, c'è la letteratura sulla mediatizzazione, soprattutto nell'ambito tedesco, è enorme. I sociologi tedeschi parlano di mediatizzazione da 50 anni e sono tutti lì a beghe per comprendere se sono logiche mediatiche, cosa viene prima, cosa viene dopo, insomma. Quindi è una cosa molto complessa, però diciamo che per noi la mediatizzazione è questo, è appartenere a un ecosistema mediatico. Ecosistema mediatico vuol dire delle logiche industriali, quelle del media di massa, se volete, e delle logiche anche tecniche, perché una volta che sei mediatizzato, che appartiene a questa industria mediatica, sei anche esternalizzato sul supporto, che però non è per forza la stessa cosa che l'industria. Vabbè. Allora, io non so se riesco a fare queste cose qua, proviamo. Dunque, quindi per tirare le somme, ci sono almeno tre autori che si citano in questo contesto, che è quello dell'esternalizzazione della memoria. Una piccola parentesi sul termine di esternalizzazione. Allora, qui Stigler affermava che il termine esternalizzazione non è, d'altra parte, non è totalmente soddisfacente, perché presuppone che ciò che è esteriorizzato fosse prima all'interno, il che non è vero. Se diciamo spesso che l'uomo ha inventato la tecnica, sarebbe anche forse più esatto di dire, o legittimo di dire, che è la tecnica che ha inventato l'uomo. L'esteriorizzazione è la conseguenza della vita attraverso dei mezzi altri che la vita. Non so se ha un senso in italiano mezzi altri che la vita, dei mezzi che sono diversi. Sì. Quindi l'idea è che esteriorizzazione presuppone il fatto che si ripone al di fuori qualcosa che era interno. No? È l'idea che estrapoliamo dalla mente qualcosa che c'era dentro e lo mettiamo fuori. Ora, in realtà, l'idea è che il supporto, appunto, decide anche del ricordo, quindi struttura il ricordo, lo decide, quindi, ed è anche la condizione di possibilità del ricordo in quella forma lì. Ovvero che il ricordo non si sarebbe prodotto così o così se non ci fosse state queste due possibilità di catturarlo. Si sarebbe prodotto diversamente, quindi non è che c'era un ricordo interno che era questo o questo che è stato esternalizzato sul supporto, ma è il supporto che ha deciso del modo in cui il ricordo si dà. E quindi esternalizzazione è il termine che viene utilizzato, ma in effetti non bisogna pensare che si esternalizza qualcosa che era già dentro, ma alla fine si struttura qualcosa attraverso un supporto. E questo è ancora più pertinente nell'ambito mediatico, appunto perché nell'ambito mediatico, appunto dall'esempio che abbiamo appena visto, la mediatizzazione decide del contenuto del ricordo. Ora, cito brevemente gli autori principali su cui si basa Stigler nella tecnica Il tempo per parlare di esternalizzazione. E allora la farmacologia, d'altra parte, poi la questione farmacologica, che è la questione legata all'esternalizzazione,
è qualcosa, tutte queste cose, diciamo che Stigler le rimette in forma, cioè non è che sono delle concezioni proprio a Stigler. La farmacologia è qualcosa che è al centro dei lavori di Derrida, ad esempio. Dunque, il primo a lavorarci in questo modo, ovviamente, è Platone, che ne parla nel Fedro, e nel Fedro c'è questo discorso sulla scrittura, sull'arrivo della scrittura. Quindi, inventore della scrittura, dice al re dell'Egitto: per la memoria e il sapere ho trovato il rimedio necessario, il farmaco, ovvero non ci dimenticheremo più le cose perché ho trovato il rimedio alla memoria e della scrittura, ovvero il fatto di esternalizzare. E il re rispose dando fiducia al testo scritto, si ricorderanno dal di fuori, facendo ricorso a dei segni stranieri e non dall'interno, attraverso le loro proprie risorse. Non è un rimedio alla memoria che hai trovato, ma alla rimemorazione, ovvero il rimedio non è per la memoria, ma per il fatto di per far semplice la nota della spesa, no? Vado al supermercato e mi ricordo, rimemoro le cose più facilmente con l'appunto piuttosto che a dovermi ricercare le cose nella mail. E nell'idea di Platone c'è questa idea del dare fiducia alla scrittura, dunque. Dunque diamo la fiducia alla scrittura, dunque a ciò che è esternalizzato e non riponiamo più fiducia in noi, nel nostro spirito, nel caso di Platone. E Stigler cita anche Victor Hugo. Victor Hugo, se leggete il libro Notre Dame de Paris, c'è un capitolo intitolato Se si tuerà se là. Questo ucciderà quello. E Notre Dame de Paris è ambientato appunto in quel periodo di cui abbiamo parlato all'inizio, che è l'invenzione della stampa, e con l'invenzione della stampa c'è questo capitolo, si guarda la cattedrale di Notre Dame, e sulla facciata della cattedrale di Notre Dame a Parigi c'è la storia dei re di Francia, raccontata in basso rilievo. E Victor Hugo racconta, ci dice, l'architettura non sarà più la stessa con l'arrivo del libro stampato, perché la storia e quindi il ricordo collettivo sarà diffuso e trasmesso attraverso il libro e non più attraverso l'architettura. E c'è quest'idea che poi è stata ripresa dai mediologi, che è un po' quella della rimediazione, ovvero del fatto che ogni media rimedia a dei problemi del media precedente, e quindi un media appunto, parlo di industria, rimpiazza quello precedente, cosa che puntualmente non è vera, ed è stata vera solamente nel caso del libro e dell'architettura, perché effettivamente l'architettura non trasmette più niente, anzi, trasmette proprio pochissimo, no, vabbè, lasciamo stare, ma evidentemente la questione degli affreschi e la questione dei bassorilievi che erano utilizzati come supporti di esternalizzazione della memoria collettiva non ha più luogo a un certo punto della storia, è proprio quello che si trova intorno al 600 e quindi all'arrivo della stampa. E Stigler analizza quindi un passaggio importante che non veniva considerato, se vogliamo, in questi momenti di cerniera nell'evoluzione dell'esternalizzazione, che è quello del passaggio da quindi delle tecniche di esternalizzazione a delle tecniche mediatiche. E la cosa forse più bella, che non studieremo veramente, ma che c'è nella tecnica e il tempo, è proprio
l'osservazione, l'analisi del modo in cui la tecnica determina il nostro modo di concepire il tempo. Ma dunque, secondo Stigler, c'è una forma dunque di industrializzazione della memoria nel momento in cui l'esternalizzazione del ricordo si fa attraverso delle tecniche mediatiche. Allora, Stigler si basa su, si basa su quella distinzione che fa Edmund Husserl sul modo di ritenere la memoria, sulle ritenzioni primarie e secondarie. Quindi, per farla semplice, la ritenzione primaria è quella che si fa nell'esperienza attuale. Quindi esperisco qualcosa e ritengo la mia esperienza sul momento stesso. La ritenzione secondaria è quella della rimemorazione, cioè il momento in cui devo andare a ripescare il ricordo nella mia memoria. E Husserl fa questa distinzione fra la ritenzione primaria e la ritenzione secondaria. E secondo Stigler abbiamo una terza forma di ritenzione, quella che chiama quindi ritenzione terziaria, che è appunto l'esteriorizzazione, il fatto di esternalizzare su un supporto tecnico il ricordo. E vabbè, Foucault chiamava questa ritenzione terziaria ipomnemata, ma vabbè, insomma. Allora, tutte queste storie dell'esternalizzazione si ritrovano, forse qualcuno vi ha citato qui tutte le storie legate alla mente estesa, no? Sì? Io non ho mai capito perché si dica mente estesa, cioè nel senso che se c'è una distinzione da fare appunto fra quello che è dentro e quello che è fuori, va tra la mente, nel senso che se il foglio lo perdo, l'ho perso. Però qualcuno mi dirà se ho un incidente. Posso perdere la memoria, però non ho ben capito a cosa serve, ma vabbè. Comunque è legato allo stesso contesto, che è un contesto quello della psicologia cognitiva, quello di Andy Clark, insomma, della mente estesa. Allora, la cosa interessante, secondo me, in tutta questa storia dell'esternalizzazione, riguarda appunto il fatto che oggi ricordi individuali, ma soprattutto i ricordi collettivi, sono dei ricordi mediatizzati. E quindi sono dei ricordi che sfruttano questa esternalizzazione attraverso dei supporti che non sono solo dei supporti tecnici, ma sono dei supporti che partecipano a un'industria mediatica. E quindi c'è una commissione di problemi tra i problemi legati ai media e i problemi legati alla memoria che si chiama culturale o collettiva. Ecco, questo è un po' l'oggetto del corso, il fatto di studiare la mediatizzazione quindi del patrimonio. E la mediatizzazione del patrimonio è ciò che succede nel momento in cui il patrimonio diventa legato, viene associato strettamente al digitale. Il patrimonio digitalizzato, il patrimonio digitale, vedremo, è strettamente legato alla sua mediatizzazione. Nel momento in cui viene digitalizzato, il patrimonio è al tempo stesso mediatizzato e viene spesso diffuso, viene broadcasted nelle reti, nelle industrie mediatiche.
Allora, mi sembrate un po' stanchi, non so se è vero oppure è una mia percezione. Io con la storia del quarto d'ora accademico non ho finito quello che pensavo di fare oggi. Allora, vi mostro giusto questo video per parlare. Quindi, allora, la questione da chiedersi nel momento in cui esternalizziamo la memoria su un supporto tecnico è come appunto la digitalizzazione pone dei problemi e vedremo che questi problemi sono legati alla mediatizzazione, almeno questa è la parte, insomma, che studieremo. Non ci sono solo dei problemi legati alla mediatizzazione, ci sono anche dei problemi, più che dei problemi, ci sono delle questioni abbastanza fondamentali legate anche al modo in cui il ricordo viene conservato e in seguito trasmesso. Allora, vi mostro giusto questo piccolo estratto di Blade Runner 2049, cioè il remake di Blade Runner di Denis Villeneuve, che personalmente ho trovato molto bello, quasi più bello del film di Ridley Scott. Everyone remembers with the weird background. You? That was a little before my time. I was home with my foes, then 10 days of darkness. Every machine stopped cold. When the lights came back, we were wiped clean. Photos, files, every bit of data, gone. Bank records too. Didn't mind that. It's funny it's only paper that lasts. I mean, we had everything on trials. Everything, everything, everything. My mom's to the price of the nice baby pictures. Well, that's a shame. Must have been adorable. Pretty fractures, not much on it. With the last chance, pre-prohibition. Standard issue, made by Tyrell. And Henry Markham. allora, questo momento molto bello del film, nel film Blade Runner si aggiunge un elemento narrativo che non c'era nel Blade Runner originale. Si racconta che il mondo in cui vivono è la conseguenza di un enorme blackout. C'è stato un blackout che è durato 10 giorni e dunque in questo blackout di 10 giorni le batterie che permettono ai server di resistere, in realtà durano più di 10 giorni, quindi non succederebbe quello che raccontano lì. Però è un'ipotesi probabile il fatto che se salta l'elettricità per 2 settimane, tutti i data center a un certo punto smettono di funzionare e quello che succede col digitale è che si perde tutto. In Francia lo chiamano il trou noir numérique, il buco nero digitale. E è uno degli grandi spauracchi di tutti gli archivisti. Se stacchi la spina, nel momento in cui la batteria finisce di funzionare, non puoi recuperare qualcosa, ma perdi tutto. E è una cosa che non succedeva, non era assolutamente possibile con tutti gli altri supporti tecnici. Il foglio si degrada, ma qualcosa resta. Posso tentare di costruirlo. La stessa cosa per anche le pellicole magnetiche in VHS. Ci sono un sacco di problemi legati a tutti i supporti analogici, ma questo, il problema del digitale, non c'è. Perché poi cosa succede? Quel mondo lì è descritto molto bene perché nei data center sono conservati cosa? Tutti i dati amministrativi. Quindi evidentemente lì fanno riferimento a un mondo in cui la carta d'identità non è di carta, ma è diventata qualcosa che in Francia l'hanno fatto adesso, abbiamo le carte d'identità sul telefono. Ecco, quindi sperdi le informazioni legate all'anagrafe francese che ha perso tutti i suoi dati per colpa di un blackout, e beh, non hai più i papier, non hai più la carta d'identità, ma soprattutto non hai più soldi perché i data center sono anche quelli in cui sono conservati i tuoi soldi sul conto in banca e quindi viene raso tutto al suolo. Lo rivedremo un po' domani, magari parlando, no, non è vero, lo rivedremo più avanti.
parlando di patrimonio, ma sapete, quando c'è una guerra, la prima cosa che si fa, cioè una delle cose importanti che si fanno, o quando c'è una rivoluzione, si bruciano gli archivi o si bombardano gli archivi. Dopo la rivoluzione francese, tutti gli archivi a Parigi sono stati bruciati e distrutti. Hitler bombardava gli archivi municipali in Francia, in Italia. Perché? Perché se cancelli gli archivi, rimetti a zero la società, si riparte da zero. Non siamo più nessuno, non abbiamo più patrimonio, non abbiamo tutti gli elementi che ci permettono a legarci ai nostri possedimenti, ai nostri averi e alla nostra identità, sono cancellati, e quindi si ricomincia da zero, un nuovo mondo. E il nuovo mondo, evidentemente, di Blade Runner, è un mondo distopico gestito da delle grosse aziende, eccetera. Ma quindi questa cosa, questo spauracchio del digitale, uno spauracchio molto messo, molto ben raccontato da Blade Runner, perché il digitale si basa sui supporti magnetici e il problema del supporto magnetico è che si smagnetizza. E quindi gli hard disk su cui conserviamo le cose durano, hanno una quantità di una durata nel tempo molto limitata, che insomma una decina d'anni fa era di 5 anni. In media, oggi è molto più elevata, in realtà, perché insomma la tecnologia va avanti, quindi possiamo parlare piuttosto di una decina d'anni, ma una decina d'anni è veramente una durata ridicola, perché l'archiviazione, l'idea della conservazione è che la trasmissione si fa di generazione in generazione, quindi un supporto archivistico deve durare almeno 25 anni, cioè la durata di una generazione, per poterlo trasmettere a 25 anni, insomma, vabbè, adesso a 25 anni non si hanno figli, ma è l'idea che si trasmette ai propri figli la responsabilità della conservazione, che poi sarà ritrasmessa ai figli dei loro figli, eccetera, eccetera. Ma quindi il supporto deve durare almeno una generazione. Invece il digitale dura molto meno, ed è per questo che infatti si fanno delle migrazioni tutti i 5 anni, tutti i data center vengono ricopiati ogni 5 anni. E se non vengono ricopiati, quello che succede è che si smagnetizza il server, non è che perdi qualcosa, perdi tutto. E quindi è una catastrofe perdere tutto. Cioè non si può assolutamente risalire, fare la recovery dei file. E la migrazione, allora vedete che questa è l'ipotesi apocalittica, no? C'è la guerra, c'è la fine del mondo e quindi si stacca la spina. Ma in realtà l'ipotesi è abbastanza probabile. Allora, una prima ipotesi è quella che non si facciano le migrazioni, non ci sono più soldi, quindi io non trasferisco tutti i dati della banca da un server a un altro server perché non ho soldi per farlo, perché costa molto la migrazione e quindi rischio di perdere i dati. O l'altra possibilità è semplicemente che un domani ci dicano che bisogna diminuire il consumo energetico perché per via delle emissioni di anidride carbonica, cosa che molto probabilmente succederà, e i data center sono sempre più richiedono sempre più energia per funzionare, e quando si dovrà ridurre, allora in quel momento si dovrà selezionare cosa si salva e cosa si cancella. Ecco, boh. Quindi il digitale sostanzialmente per gli archivisti è il peggior supporto di conservazione che esista, e oggi tutto quello che viene conservato e memorizzato è memorizzato digitalmente. Quando non lo è digitalmente, viene digitalizzato. Boh, allora, a partire da domani, dalle prossime volte, vedremo perché si digitalizzi tutto, perché alla fine ovviamente non ci sono solo cose negative, ci sono solo cose positive che sono legate appunto alla mediatizzazione, ma sempre tenendo conto insomma di queste problematiche, che come vedete non sono solo teoriche o diciamo semiotiche, ma devono scontrarsi insomma con dei fattori tecnici, dei fattori materiali e molto empirici che non possono non essere presi in conto.